Eccoci, ci siamo. Allora io faccio da apripista e in realtà vedo Elisa che è sempre divertente perché lei, lei vede e io vedo lei ovviamente che sta sorridendo e che sta facendo delle cose molto carine. Anzi adesso la mettiamo a tradimento in trasmissione. Vediamo. Io sono tantissima! Sta facendo un piccolo e show Ciao, <ride> buonasera, ciao a tutti, bentrovati. Eccoci. Allora, la facciamo il titolo di questa trasmissione stavolta, cioè stavolta, insomma, io e te ci facciamo il lavoro sporco. Ciao. Bravo, infatti ti ringrazio molto della, della ospitalità anche di questa sera perché il tema è molto caldo e quando mi è venuto in mente di parlare di queste cose sei il primo che mi è, eh, mi è venuto in mente insomma. Che, allora, che ti ringrazio, sono onorato ma comincio a preoccuparmi, <ride> sto scherzando, <ride> no, no. no scherzo, è, è sicuramente un tema hot, è un tema, molto caldo, è un tema molto sentito e che stiamo sentendo in tanti, guarda, quel giorno quando ho postato in anticipo la nostra diretta doppia, tanta gente mi ha scritto: Ah, ma allora è proprio il momento. <ride> ah, sì, l'ho letto anch'io quel commento. È vero, sì, un po' come dire: è, è una cosa che sta, sta di moda adesso, e... <ride> la, la, la vendiamo, no si scherza. Però, sì, evidentemente, quando un tema è caldo e ricorrente, continua a, a saltare su, lo trattano in molti. Va, va, va approfondito, si, deve che, si vede che dobbiamo portare attenzione a questa cosa. Sì, è un passaggio obbligato, trovo, anche perché è stato un problema serissimo no, nella, nella, nella storia dell'umanità e lo è, a maggior ragione adesso dove, diciamo così, tra virgolette, la spiritualità, perché poi ci sarebbe veramente da parlare, è, è anche molto fast food, no? è anche sui, <ride> sugli scaffali di qualsiasi cosa. Dal, dal giornalaio all'ipermercato, ad Amazon, alla libreria, cioè, e quindi questa roba al web, il web poi vabbè, insomma, pullula. Hai detto bene, modalità fast food rende, rende molto l'idea, e è capitato anche in altri contesti dove... A fronte di qualcuno che si è fatto un discreto mazzo per una serie di tappe, di anni, per acquisire conoscenze e competenze in un settore, arriva qualcuno che dopo aver letto due libri e fatto due corsetti si improvvisa esperto, sta succedendo anche in questo contesto che in realtà è molto più delicato, perché nel mio ambiente che è il teatro io è più di vent'anni che ci sono di 22 quasi 23 per la verità. Per cui, insomma, di cose ne ho assaggiate, ne ho provate tante, ne ho sperimentate molte, ma ho visto nell'arco di questi anni alcuni che, eh, senza avere un'effettiva conoscenza del settore, si sono improvvisati o registi o insegnanti. E eh, il danno che puoi fare, vabbè, è limitato, perché è al limite non formi a dovere una persona che poi non è in grado di fare un lavoro con tutte le competenze necessarie. Nel settore invece della crescita personale e della spiritualità, che sono quelli che toccheremo stasera, i danni possono essere molto peggiori. Sì, sì, e decisamente. È necessario stare attenti. Poi, eh, sai, eh, tu, ne, voglio dire, tu ne sai qualcosa, no? In qualche modo, perché... Esatto. Anche la scorsa volta parlavamo. Se tu vieni da. Un... hai avuto un'esperienza pregressa dove. Le... che è l'emblema della manipolazione, perché diciamo così la setta è l'emblema della manipolazione. Anche se tro trovo che ultimamente sia la, forse anche la meno insidiosa, cioè la più pesante, ma la meno insidiosa perché almeno la vedi, no? Cioè, mm. ce l'hai di fronte volendo, se ti svegli, dici, cazzo, eh. Sì, ma... dipende quanto è pervasiva e anche mm. nel periodo di vita in cui capita di fare questa esperienza sì. io ci sono stata dentro per più di 12 anni della mia vita in una fascia di età fra gli 11-12 e i 24 e quindi non è che sia stato proprio semplicissimo rendermi conto di dove mi trovavo se si viene cresciuti all'interno di un contesto quindi vengono costruiti attorno a una serie di recinti percettivi e torniamo ai miei temi, è molto dura eh, accorgersi, deve capitare qualche cosa, eh, un, un episodio scioccante, un disturbo anche... Attra attraverso il corpo ci si rende conto, sì. stati emotivi importanti, accadimenti che si, che si presentano e uno dice: Aspetta, c'è qualcosa che non, che non torna, anche un malessere continuo. Possono essere diversi eh, i segnali che la vita ci manda. Da lì uno inizia a farsi delle domande, inizia a fare delle ricerche. Vabbè, nel mio caso è stato così. E quindi a un certo punto la vita, per fortuna, mi ha portato ad uscire da quel contesto, però da quel momento in avanti eh, è come se io avessi assunto un, un chiamiamolo, vaccino eh, contro la manipolazione, rischiando di essere manipolata. Mi è capitato ancora perché eh, come nelle relazioni in cui c'è uno sbilanciamento... Eh, per esempio nelle relazioni sentimentali, dove una delle due parti ehm, sta in una condizione di dipendenza affettiva, se non cura questo aspetto, la relazione successiva si ripresenta ancora lo stesso sì, problema. Anche perché di... l'universo funziona così, no? esatto. Cioè del tipo ti mandano dei richiami. Dei richiami. Esatto. Visto che tu hai usato, vabbè, che è un termine in questo momento, ovviamente, eh, parlare di vaccino, però capisco benissimo cosa vuoi dire. Finché non hai capito quella cosa, finché non hai svoltato, eh, ti, ti si ripresenta. Ma è proprio una legge di attrazione anche naturale. Cioè ti... Sì, di risonanza direi più di risonanza, che altro. Sì, di risonanza. Infatti, a me è capitato di essere di nuovo in, in situazioni in cui sono stata eh, in qualche modo mani diciamo manipolata eh, perché mi sono prestata a questa cosa non volendo, per cui... Una botta oggi, uno schiaffone domani, una pedata dopodomani domani, a un certo punto ti, ti, ti rendi conto e dici no, aspetta una time out, perché continua a succedere <ride> questa roba? Perché il contro ti il e allora lì inizi a, a trovare la chiave per aprire le porte. Certo, certo, assolutamente. E anche perché poi ehm, quello che dicevo rispetto alla. Eh, al, alla pericolosità fuori e che fuori questa cosa è più diluita ma appunto a parte la legge di risonanza ma comunque eh, la setta è l'emblema come dire una sorta di mh, esemplificazione di qualcosa che comunque esiste in giro cioè c'è già cioè l'idea della la manipolazione è qualcosa che eh, che esiste come eh, in tutti gli ambiti della nostra vita. Nella spiritualità, come dicevi tu, è più, è più pesante, perché è chiaro che nel momento in cui io sto eh, sbagliando, insegnante di teatro, dico, sai che c'è, non andrò mai al piccolo, non andrò mai a fare chissà che cosa. Se sbagli, tra virgolette, eh, presunto maestro, eh, un po' di contraccolpi ce li hai. Sì, potresti perdere del tempo, potresti anche essere talmente condizionato da non uscire più da uno schema mentale. Come, come nella setta quando ci caschi da giovane perché non ti accorgi è un recinto percettivo e capita sovente sì. anche e soprattutto nella spiritualità dove si è continuamente alla ricerca di risposte abbiamo talmente fame o sete di quelle risposte che appena arrivano ce le beviamo, ma anche nella setta il meccanismo era quello, eh? cioè io che ci sono quasi nata no, perché ho assorbito questa cosa, volente o nolente, dalla famiglia ma mia madre che è stata agganciata da questa dinamica eh, ha subito l'influenza di certi discorsi che andavano a beccarle esattamente nei suoi punti fragili certo, cioè, lei aveva man detto, eh, la manipolazione è quello, è quello no? <ride> la manipolazione è esattamente quello cioè, è, 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 è furba perché nella manipolazione c'è comunque un aggancio su quelle che sono delle, delle, delle tematiche scottanti nevralgiche eh, per noi eh, topiche altrimenti non attecchirebbe cioè, se non c'è se una sensibilità lì, no? se non c'è un bisogno, eh, è chiaro che non attecchisce. Quando c'è il bisogno, gioca proprio su questa ambiguità. Cioè, nel senso che c'è eh, un bisogno qualcosa di sano che poi viene riempito con qualcosa di malsano. Sì. Sì, perché in quel momento lì tra l'altro noi non ci riteniamo abbastanza in grado di trovare le risposte, quindi c'è la spasmodica ricerca della risposta all'esterno. Questo è un altro recinto percettivo in cui siamo inseriti tutti perché è la società che ci cresce in questa maniera, cioè siamo tendiamo a delegare esternamente, la fonte è fuori, l'autorità è fuori, l'autorevolezza è fuori, eh, il sapere è fuori, le risposte sono fuori, morire che ci sia qualcuno che arriva e dice guardatevi dentro, cioè qualcuno c'è sono dei, dei casi <ride> limite. Ma, sic siccome costa un anche una gran fatica fare a meno delle risposte pronte e andarsene a cercare, allora la stragrande maggioranza cosa fa? Va ad ascoltare eh, quello che dicono altri, che attenzione non è necessariamente sbagliato sempre, eh. perfino, perfino qualcuno che mh, dopo un po' andrebbe mollato però per un tratto di strada ci può dare delle cose fantastiche. A me è capitato spessissimo così. Poi mi sono accorta che dovevo lasciarla quella strada. Vabbè, Ma... Allora, laddove c'è consapevolezza, anche eh, come dire, gli antimaestri, i maestri sbagliati sono positivi. Assolutamente. Perché in qualche modo ti servono per. Sono degli sparring partners in un certo senso, no? Cioè, quindi ti servono per, eh, eh, per capire che, che no. Non è questo, mi sposto, chiaramente Bravo. è un rischio estremo. Sì, ci arrivi dopo, do ci arrivi dopo. Sì. Certo. quando poi non corri quasi più il rischio di cascarci, lo vedi subito. Lo vedi subito. <ride> Beh, ma allora, guarda caso, poi quella cosa lì a un certo punto non risuona più. I campanellini, non, la rete non vibra più. Cioè, io ho notato eh, in altre in alcune tematiche della mia vita che ci sono stato sopra eh, eoni a un certo punto non me le li... cioè, a un certo punto sono sparite dopo qualche anno a questa boh, non esistono più tac no perché c'è stato un click e la stessa cosa probabilmente succede con la manipolazione il punto vero è che quel bisogno eh, nasconde eh, chiaramente eh, un... anche un'opportunità se tu riesci in quella situazione a eh, capire che c'è manipolazione vieni Rimandato a te stesso in qualche modo, che è la cosa più difficile di questo mondo, ma anche la, la, la più meravigliosa, trovo, perché. Cioè, la, più auspicabile. È la più auspicabile. E poi hai detto una cosa molto interessante: che magari per un certo periodo quelle cose ti servono, o magari a volte succede anche che pure quell'altra persona è in buona fede, adesso vedremo però mh, quando non è in buona fede, perché secondo me ci sono delle situazioni in cui si riesce a capire quando non lo è. Ehm magari in buona fede, però c'è un errore grossissimo sul fatto che magari quella cosa a te non serve, perché noi siamo unici. Cioè, no. so, per me il cioccolato, più è quando è puro, è una cosa che a me fa bene, a qualcun altro no. no. Cioè, io posso digerire i peperoni la sera e qualcun altro no. Okay? Quindi quando noi ci ricordiamo di questo è fondamentale. Cioè nessun, nessun vero maestro spirituale voleva che tu diventassi quella cosa, come lui, cioè uguale a lui, non è possibile. Esatto, possibile. sì, a questo, a questo ci arriviamo sviscerando il tema. Vorrei entrare subito nella, nella ciccia. Andiamo nella, andiamo nella, nella ciccia sì. perché oggi mi è venuta questa intuizione. Insomma, tutto Vai. quello che mi capita e che vivo nella vita, eh, siccome non è mai casuale, non arriva mai tanto per, mi serve per comprendere più a fondo determinate dinamiche. Poi quello che comprendo io lo condivido chiaramente, non con la pretesa che sia perfetto per tutti è solo un semino che butto lì ragazzi guardate che io ho intuito questa cosa vedete un po' se vi può essere utile un eh, ecco allora mh, mi è venuto in mente il film il signore degli anelli mh, perché nel momento in cui mh, per provare a fare questa, questa premessa ci aggiriamo alla ricerca di qualcosa Capita che ci dobbiamo addentrare anche in territori ombrosi, come dicevamo prima, dove non sappiamo bene chi e che cosa troveremo. Mm, ci sono delle zone d'ombra che siamo costretti ad attraversare. Se quelle zone le attraversiamo con tutto il nostro carico di bisogni, eh, di cose non risolte, eh, rischiamo di... Attirare proprio per la legge di risonanza il carnefice o lo sfruttatore o il manipolatore, cioè se c'è scritto eh, vittima qua a caratteri se cubitali, manico, amico, qualcuno lo trova. E, ecco, <ride> allora è difficile rendersi conto di questa cosa, cioè della condizione primaria di partenza in cui noi ci troviamo. Cioè, Perciò una... Guarda, che questo è un, punto di... è un punto focale. Cioè, il punto focale è rendersi conto di quanto abbiamo bisogno oppure no, Cioè, perché se abbiamo bisogno è chiaro che è facile, cioè siamo, siamo già, come dire, è come se l'altro sentisse un po' l'odore del sangue, no? Bravo! E lo Caspitina, è pazzesco! Poi vedremo anche come scansarla, perché per certi momenti è, è inevitabile questa roba, succederà per forza, certo. succederà. Perché eh, tornando all'esempio della relazione, se il mio partner mi ha messo le corna e io ho sviluppato un certo tipo di ferita, se non la metto a posto il partner dopo è facile che fa una roba simile. Però non è che poi sono gli uomini tutti stronzi, sono io che non mi sono messa a posto quella ferita lì. Eh, L'altro mi, mi sta solo facendo vedere cosa non ho ancora messo a posto. Anche perché, la come funzione... dicevamo prima, per la legge di risonanza, quando tu l'hai messa a posto, guarda caso quelli lì spariscono, cioè non, crea... non vibri proprio più lì. No, cioè. esattamente. Perciò, se noi abbiamo delle parti nostre ferite o anche parti del nostro ego che sono legate a dei bisogni, dei vuoti, delle dipendenze, dei traumi ferite, delle aspettative o anche dei pregiudizi, stiamo in qualche modo uh, emettendo un segnale riconoscibile e lì mi è venuto in mente Frodo. Quando con uh, l'anello attaccato al collo, cercava di attraversare penso fosse la terra di mezzo, comunque alcuni punti certo. per arrivare a destinazione, e nel momento in cui il suo cuore era puro, lui non veniva intercettato da certe energie. Nel momento in cui invece indossava l'anello o si faceva rapire dall'energia dell'anello, lui emetteva una sorta di segnale per cui vedeva arrivare le orde barbariche di questi cavalieri oscuri a cavallo che lo risucchiavano dentro. Quindi lui con quell'intento e con quell'energia diventava riconoscibile e anche noi diventiamo visibili a un certo tipo di energia, di energia contrapposta che ci vede, che ci capta. Non ce n'è. Guardo in basso perché me l'ho scritta degli appunti perché ci tenevo a dire proprio tutto. Quindi queste energie ci invadono e in qualche modo ci, ci risucchiano, perciò il tipo di segnale vibratorio che noi emettiamo quando stiamo attraversando il bosco, cioè alla ricerca, è importantissimo. Questa cosa va tenuta conto, altrimenti eh, passeremo il tempo uno a non renderci conto di dove siamo noi, due a non renderci conto di chi ci viene a, a, a la trovare. Va, la va, batteria si carica, va. devo correre ai ripari, perché altrimenti è un bel problema. Ah, perché se no stiamo per perdere il collegamento? Perché la batteria ha deciso di, non ne parla. di abbandonare. Eh, hai, hai primi... inflato... Già fatto? Ho infilato immediatamente l'ago. Il... <ride> eh, Vedi, interessante: sei, sei corso ai ripari perché Perché ti è arrivato un segnale e quindi corriamo ai ripari. Non è che la vita non ci manda dei segnali, eh? cogliamo questa sicurezza. Assolutamente, l'universo ce ne manda continuamente continuamente. Non li manda solo a noi, ma li manda di default eh? e eh, in realtà poi a noi parla col linguaggio della sincronicità, per cui per ognuno di noi è unico, ma l'universo continua a spedire messaggi. Certo che se noi non apriamo la cassetta della posta, eh, cioè le troviamo, no. non le troviamo ste lettere, no? È no. Quello. Quindi, quindi è molto interessante questo discorso. Tra l'altro questa storia... È in parte simile, eh, fa una cosa simile alla Rowling nell'ultimo episodio, nell'ultimo libro di, di mm. Harry, porta dietro un medaglione e questo medaglione lo trasforma e quindi lo rende, come dire, si attira a una serie di cose. Eh, quando lo toglie, cioè, il, cuo il suo cuore torna puro, no? quindi, vabbè, sicuramente lei non è mica una stupidina, quindi ha, no, ha preso no. questi minuti. Facendo una rilettura di certi testi, davvero ci sono delle perle importantissime. Allora, il problema per chi è alla ricerca di una guida, perché ci sta che uno abbia bisogno di aiuto in certi momenti della vita, eh? non è che facciamo tutto da soli. Cioè... Il problema è che proprio nel momento del bisogno noi siamo particolarmente vulnerabili ed è in quei momenti che siamo più a rischio. Per mh, co co corriamo il rischio di incappare in un manipolatore o in qualcuno che in realtà, magari, se, se ci va bene, non ci porta da nessuna parte, ci fa perdere del tempo. Se ci va male, magari ci danneggia anche. Mi, viene, mi, mi sta salendo, perché mh, tu sei mh, molto come dire, ispirante in questa cosa. Mi sta salendo che noi, in effetti, avremmo bisogno di capire quali snodi della nostra vita sono delle slide indorse importanti, cioè quali. Eh, qual è il tempo cairologico, cioè il tempo presente? Allora, ci sono dei momenti in cui chiaramente ci sono delle tematiche che ci espongono maggiormente e noi dovremmo riuscire veramente a saperlo. Ma non perché dobbiamo sforzarci, ma perché se ci conosciamo un pochino lo possiamo sapere. Cioè, ci sono delle cose a cui siamo vulnerabili e delle altre di, di più <ride> o di meno. E quindi sarebbe interessante quella cosa lì se noi eh, facessimo. Lei... Eh. È chiaro Guarda... che rischi definitivamente se stai andando al supermercato mentre rischi molto se hai subito una batosta sentimentale che ne so, no? da cui devi ripigliarti quei momenti. Quella differenziazione secondo me sarebbe molto importante che noi la individuassimo dentro di noi. Mm. Io notavo che questa cosa mi, aiuta, mi ha aiutato molto nel tempo, no, cioè e quindi io ci ho messo un po'. Perché mi ostinavo a non ascoltare l'intuito, che in realtà è una grandissima risorsa. Eh, sempre per il discorso che veniamo condizionati a non ascoltarci, a non dare credito a quello che sentiamo, eh, tendiamo a sottovalutare certi segnali. Perché magari ci diciamo no, vabbè, ma non, no, ma io no, no, ma lui non è così, oppure giustifichiamo, oppure facciamo finta di non vedere. Io non conosco una sola donna che... Non mi dica, eh, una volta superato un certo passaggio in una relazione, che in precedenza non aveva avuto un segnale che le aveva fatto capire che quella relazione lì non andava bene. Non ce n'è una. Eh. Quindi i segnali da parte dell'intuito, specialmente alle donne, arrivano forti e chiari. Ma noi certo. non ci autorizziamo a dare credibilità a quei segnali. E lì il problema. Se invece li accoltiamo... Perché abbiamo, bisogno, per... perché abbiamo bisogno di stare lì in quel momento. Ma non ne abbiamo bisogno... In diciamo così spiritualmente, ma ne abbiamo bisogno perché abbiamo il nostro tornaconto. E questo è molto importante, perché in realtà eh, quando l'altro è stronzo e noi stiamo lì, o l'altra, abbiamo il nostro tornaconto. E sarebbe interessante anche capire perché, no? Perché quel tornaconto non necessariamente devono essere soldi o stima, o... ma c'è un qualcosa che quella, quella cosa ci fa stare, per cui ci fa stare lì. Eh, è quello interessante e lì siamo diventiamo molto esposti alla manipolazione perché eh, in qualche modo ci stiamo anche auto manipolando quasi no perché nel momento in cui non siamo ce la raccontiamo ci stiamo auto manipolando se ci pensi eh sì, eh sì. quando no, te la no, racconti ma io non ho bisogno di questa cosa invece ho bisogno di questa sarebbe molto più eh, regale dire porca miseria ho bisogno di questa cosa e, e lì è eh, e lì la vita troppo è proprio magica, perché nel momento in cui tu ammetti questa cosa avviene anche una trasformazione, uno scioglimento. Esatto, esatto. sì non bisogna nascondersi dietro un dito cioè il semplice fatto di ammettere caspita sì, ho bisogno di sta roba eh, in qualche modo già gli occhi e ti espone, ti espone molto meno al pericolo dato dalla manipolazione, perché tu ne sei consapevole di qual è il tuo bisogno e anche di qual è il tuo punto fragile, nel momento in cui uno invece va in giro così, ah, ah ho bisogno eh sì, però io non sono fragile uh <ride> io sì, io, cioè, intanto lì sono lì pieno di buchi però intanto Qua... no io <ride> È vero, omettere. Vuol dire fare così, omettere a se stessi degli, dei pezzi. Se noi non li vediamo, porca miseria, sì che siamo eh, attaccabili. Nel momento in cui lo ammetti e lo riconosci, hai già fatto un bel passo avanti. Perciò puoi anche tutelarti, che non vuol dire andare in giro chiusi, vuol dire andare in giro consapevoli. Cavolo, Sono sì, diversa. so che ho questa roba, perfetto, sapendolo, vado anche, mi oriento anche a cercare un aiuto diverso. E so riconoscere, magari questo no. È già un bel passone quello lì. Assolutamente. Allora Assolutamente. adesso vorrei... Eh, dimmi, se, dai, se dai, avrei, vai, 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 perché allora adesso... Perché adesso so entriamo un po' Vuoi quagliare su qualcos'altro di importante. Esatto. Vai, vai. No, beh, questi erano tutti aspetti introduttivi che però mi piacciono anche perché l'esempio di Frodo... Che attraversa le zone d'ombra arriva subito. Arriva Senti, subito. Eh, Elisa, però volevo leggerti un attimo: sai che eh, ci certo. sono una cosa che dice molto interessante. Barbara, una persona che non si conosce dentro non può ancora avere questo livello di discernimento certo. ed è in difficoltà. Certo. Ed è vero. Sì, ma è infatti, vero. quello che dicevamo prima, non è mica sbagliato andare a cercare l'aiuto, e tra l'altro, nella ricerca dell'aiuto si impara e si impara anche a conoscersi. Perché quando io trovo, chiamiamolo un terapeuta, perché comunque non è solo la spiritualità, ma è anche, diciamo, la sfera della psicologia, del benessere, dell'emotività. Quando ne trovo uno che non va bene per me, incomincio a prendere le misure e dico mm, questo qui no, la prossima no, volta no. no. La prossima volta andrò da un altro che magari è un pochino meglio. Dico, eh, questo già mi risuona meglio, però mi ha aiutato solo da qui a qui. Ne devo cercare un altro. Benissimo, allora vado, e ne cerco un altro e dico: ah! Qua mi ha messo a posto 7 <ride> otto bello. cose studiate e si va per tentativi, ma è così la vita cioè lanci i dadi, viene un numero vai avanti di sei caselle, benissimo stai fermo, no, rilanci i dadi, quattro boh, dove cado? qui, torni cado. indietro, ti fermi cioè è cioè, chiaro? Eh. Non lo so, forse abbiamo l'idea che debba essere sempre tutto giusto, perfetto, secondo i nostri parametri mentali. In realtà, per l'anima va bene tutto, perciò tutto quello che capita ha un senso e un significato, anche le cose apparentemente brutte, fa parte beh, del beh. gioco. Beh, mh? Parte Quindi del va, gioco. va benissimo andare a cercare chi ci può aiutare. Io l'ho fatto un sacco di volte, ho incontrato delle persone meravigliose, delle persone che mi hanno dato le grandi lezioni. <ride> e, dallo, e se non le avessi avute, ste legnate, non starei qui a parlare di sta roba. cioè, oramai li posso vedere a un chilometro. Di distanza questi sì, poi, poi Comunque si sviluppa un fiuto, notato, eh, Bravo, eh. bravo. Esattamente, li riconosci a distanza. Infatti, vorrei buttare in un paio di cosette. Per esempio, cioè, è solo un esempio: e eh, non è l'unica eh, circostanza che ci può capitare di vivere. Quando uno a parte che se noi chiediamo aiuto è un conto, ma se noi non chiediamo nulla, ma arriva uno a dirci delle cose. Attenzione, perché c'è sempre da chiedersi perché mi sta dicendo queste cose, questo qui. Uno arriva e ti dice, eh ma sai, tu sei così, mm? oppure eh, tu hai questo problema. E oh, quindi oh, se, mi... sento dove vuoi arrivare. <ride> Eh, io avrei una soluzione perché io so questo, questo e quell'altro e quindi tu dovresti ascoltare quello che ti dico perché eh, appunto hai, hai questo eh, problema. Allora, io dieci anni fa o quindici avrei risposto, ah cavolo dici? Ah allora spiegami, no non, non, non lo sapevo, mi interessa quello che eh, fai. Mia io non so niente di quello che fai tu, quindi sì, raccontami. Ah, va bene, ok, bello. Invece, adesso mh, la mia reazione è un pochettino diversa, perché magari rispondo e dico: Ma guarda, a me non sembra proprio. E poi vedo lanciando il dado che risposta ho. Oh. E se la risposta incomincia a essere un pochettino fastidita un pochettino alterata, un pochettino che incomincia a andare fuori dai bordi, dico: Ah, vuoi vedere che avevo beccato un punto dell'ego? Uh, <ride> no, bravo. assolutamente. Il mio ma non tanto, è vero. C'è da dire una cosa anche molto interessante: che è tutto quello che, è, che arriva tra virgolette gratuitamente, dove l'avverbio gratuitamente non è positivo, <ride> cioè, ma. Gratis et mordeo, cioè il tipo, vabbè, te... quantomeno a cioè, me lascia molto perplesso da sempre. Nel senso che o c'è una, una relazione che implica la capacità di, eh, di entrare in empatia, di, di sentirsi, di comunicare, oppure mi viene da dire, ma a me mm. mh, cosa me ne viene? Ma anche a te cosa te ne viene? Perché quella è la domanda, un'altra domanda importante. Perché mi devi dire questa cosa? Qual è il tuo... Qual è l'arricchimento che viene anche a te? no Perché in genere quando si comunica e non ci si sta manipolando, l'arricchimento è reciproco. Esatto. Se io sì. ti sto dicendo qualcosa, quella cosa serve anche a me. Ok? Quindi mi viene da dire: ma quindi qual è il tuo investimento in questa cosa? Non so se cosa ne pensi di questo? Mm. Sì, sì, sono d'accordo. Tra l'altro su questa reciprocità condivido appieno perché, ehm, per esempio, io quando ho delle sedute, ho anche qualche, qualche cliente che fa delle sedute individuali con me, eh, essendo counselor, poi metto insieme un po' di approcci. Per me è sempre arricchente, perfino con un cliente. Cioè, a volte mi arrivano dei feedback... Certo, su uno feedback. Io do uno spunto, poi mi arriva un feedback che, che a me è utile, quindi io imparo durante le sedute. Cioè mi, mi, mi aiuta a evolvere e col passare del tempo sto incontrando fra l'altro dei clienti che stanno cambiando cioè gente che c'avevo un anno fa adesso è sparita non è un caso perché io cambio cambiano anche le persone con cui mi rapporto quindi è molto interessante imparare a riconoscere questi, questi segnali se invece si ferma lì quindi è una roba che uno butta lì non richiesta a meno che non sia Dop però volevo specificarlo dopo ci sono dei momenti per cui una cosa può arrivare veramente così effettivamente è, Ma quello è un dono quello è proprio un dono e infatti adesso per capire meglio questo punto volevo precisare la differenza fra ti dico la frase ti dico la... il virgoletto Dai. il mio non è un giudizio è una constatazione un minuto di silenzio per capire questa cosa allora è vero può essere perché c'è una sostanziale differenza fra un giudizio e una constatazione. Esiste il giudizio, esiste la constatazione, ma le caratteristiche sono molto diverse, le circostanze anche, e eh, le, mh, la qualità si può riconoscere su una base di alcuni punti che io ho messo giù oggi a random, ma possono essercene anche altri. Questi sono quelli che mi sono arrivati proprio eh, a getto. <coughs> la prima fra tutte... E, eh, che il giudizio è sempre non richiesto quindi mi riaggancio a quello che dicevi com'è che arriva sta roba qua normalmente il giudizio non è richiesto, perché quando io chiedo un parere all'altro, chiedo aiuto all'altro chiedo un consiglio all'altro è giusto che, visto che gliel'ho chiesto, che mi dica che poi, come arriva quello che mi arriva sono cazzi miei, mi piace o non mi piace, però sono io che l'ho chiesto. Quindi che sia un giudizio, che sia una constatazione, non cambia perché l'ho chiesto io. Quindi mi becco quello che mi arriva, anche eh, dall'ultimo dei prendi video. prendi la responsabilità ma... di aver chiesto. Bravo, e quindi va benissimo. Se però io non chiedo niente e mi arriva questa roba, o è veramente un messaggio dal cielo, o altrimenti c'è qualcosa che dobbiamo andare a sondare. E come lo capiamo? Da che cosa si muove dentro? Perché solitamente... Mh, eh, genera reattività il giudizio in entrambi, cioè io emetto il giudizio, l'altro risponde diciamo male perché si sente toccato in qualcosa e me la rimanda indietro mm? ehm, e io mi risento, quindi diciamo i due sono coinvolti entrambi nella dinamica, uno spara una roba, l'altro la prende, gli gira male, gliela ributta e quell'altro non reagisce benissimo, cerca di difendersi, sono coinvolti perfettamente tutti e due nella dinamica, l'importante è che... Sono invischiati, sono invischiati entrambi. Sì. È come dire, se ti tocca, ti riguarda. È inutile che fai finta che non ti ha toccato, eh, perché è abbastanza evidente quando uno è stato toccato. Mi viene in mente una cosa che mi citavi tu eh, 10, 15, 20 anni fa, in certi luoghi di crescita personale, dove quando su dai dai, te la lascio dire a te. Sì, quando succedeva, non so, ricevevi un giudizio e tu diceva: Ma scusa, cosa stai dicendo? Dice: Ah, non so, ti tocca, quindi te la devi guardare. Il te la devi guardare era meraviglioso. Che, che me All'inizio all io dicevo: Eh sì, beh. poi a un certo punto scattava: Scusa, ma perché me la devo guardare io? Te non te la devi guardare? Cioè, o ce la guardiamo entrambi perché c'è cioè, un'azione e una reazione. Sì. Come si presume che eh, se la guardi il reattivo, se la deve guardare anche l'attivo, se no non siamo sullo stesso mm -hmm. piano. E quindi questa cosa stradimoda, che era molto spesso un come dire: Io mi posso permettere di dire tutto quello che voglio perché tanto, cioè, se, ero, cioè te la lascio a te la patata bollente. A me, a lungo andare, veramente questa cosa l'ho disinnescata nella mia vita. Per sì. cui poi c'è un'altra considerazione Lisa, che volevo fare che può sembrare banale ma che non lo è è, ban è banale perché sembra molto new age, allora che in genere quando arriva la constatazione arriva da uno spazio d'amore bravo, ci poi... arrivavo eh ah ok eh. Beh, ma sai che io e te non ci prepariamo niente quindi che ho eh. una lista una lista per riconoscere <ride> la constatazione dai dai allora, allora vai avanti tu con questa lista vai Vai, allora, vai. la constatazione eh, per quello che ho avuto modo di sperimentare e di sentire: prima di tutto non ferisce. E non è fatta con quell'intento lì, quell lì, volontario o involontario, non importa. Non ferisce generalmente. Non umilia, non critica e non denigra. Adesso leggiamo anche qualche commento. Non eh, chiede niente. Tra l'altro, sì. in cambio non genera, eh. non genera emozioni di difesa, eh, è neutrale. Mm? La constatazione è neutrale, non è saccente, non è autoreferenziale, tra parentesi, vieni da me che ti dico cosa fare. Hm? Cioè, può anche riguardare altre soluzioni che non, non tengono conto delle tue competenze. Quindi, attenzione a sta roba. È amorevole, come stavo dicendo adesso. Non ha bisogno di essere difesa e sostenuta. Cioè, sì, eh, una volta che è stata espressa, se non viene accolta, Va bene lo stesso. Questo la, la, la definisce. Assolutamente. Molto... Non, cambia, non cambia i termini della, della questione. No, c'è un'eccezione in cui questa constatazione può anche essere provocatoria, ma sempre con rispetto e solo nei riguardi di chi necessita quel tipo di energia. Ci sono alcuni che hanno bisogno di essere scossi, e allora in quel caso la constatazione o il rimando può essere provocatorio perché a me capita con amici e amiche care che ci siano dei momenti in cui o io o l'altra persona eh, buttano proprio una sorta di bombetta, no? esatto. eh, però quella cosa è sempre innanzitutto circondata da un'aura da un d'amore. C'è molta ironia in genere, e guarda che l'ironia che è legata è diversa dal sarcasmo, è qualcosa di molto diverso, perché nel sarcasmo c'è sempre una ah, 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 quella roba. L'ironia in genere è neutra ed è eh, esilarante, no? mm -hmm. e, e quando accade, quelle poche volte che accade, eh, mm. è sempre trasformante perché dall'altra parte provoca un mm. come sì. dire, mm, un processo quasi intero wow. non, non è buttata lì a caso. No, no. Chiaramente, però, chi eh, manda un messaggio che è provocatorio, si è svenuto. No, Continua a scaricare. Non riesco a capire perché. Caspita, è perché è un argomento che richiede tanta energia, questo qua. Eh, vedo, porca miseria. No, no, vabbè, ma comunque siamo riusciti, penso, a salvare il, il salvare, Vai, vai. <ride> eh, a diciamo coronamento ancora più preciso di quest'ultima definizione. Eh, visto che dare un feedback provocatorio è difficile e delicato, chi lo dà è necessario che conosca sappia e percepisca esattamente le esigenze di chi ha davanti, il che vuol dire essere in uno stato di consapevolezza molto elevato. Cioè, se non te ne deve fregare niente poi di cosa ti ritorna indietro, tu dai questa cosa come un dono e la devi fare in una maniera assolutamente neutra. Cioè, questa è considerazione esterna eh, rispetto al giudizio che è considerazione interna, parlando in altri, in altri termini. Non da ultimo, ci sono altre due sfumature, la constatazione viene espressa nei modi e nei tempi corretti per la persona che la deve, rice eh, che la deve ricevere. Cioè non necessita di essere espressa a tutti i costi. Non, non necessita, perché a volte ci viene... Ma... Se io devo dirlo per forza vuol certo. dire che questa cosa... Cioè, perché? No. <ride> anche perché se riguarda l'altro, cioè voglio dire, tutto, lì c'è anche un'altra forma di di cosa che noi non, non valutiamo no? l'amore implica anche a volte anzi sempre rispetto dell'altro del tipo che eh, siccome è la sua vita eh, se io questa cosa gli devo causare un danno perché diventa giudicante piuttosto non la dico ma non perché mi sto castrando ma no. perché non serve no, esatto. perché, perché alla fine a me che me frega e me ne viene cioè, se o lo faccio per amore nel senso che quella cosa è un dono come dici tu oppure se quel dono lo devo fare per forza ma poi a quell'altra persona non piace come quelli che, che, che ti fanno i regali che fanno i regali che piacciono a te a, a te stessi no? cioè, ma, cazzo, ma dovrai intercettare che cosa piace all'altro sei d'accordo? Cioè... guarda hai fatto un esempio che calza moltissimo, sì sì è vero eh, tra l'altro con, con questo esempio possiamo aggiungere un ultimo tassello ah vai eh, L'impellenza di dire una cosa, perché a volte capita veramente di sentire l'impellenza di doverlo fare, ehm, deve però far sottoporre queste parole al vaglio della nostra consapevolezza, chiedendoci le famose domande che poi possono anche essere declinate in modo diverso, cioè è utile, è il costruttivo, famose... ma soprattutto è, è il momento adatto? Perché fondamentalmente chi parla degli altri... Sta parlando di se stesso sempre. Quindi, mm, che regalo sto dando? Sto, sto dando un regalo che parla di me in termini negativi o in termini positivi? È un pezzo di me che sto dando, anche se ritengo di stare parlando esclusivamente all'altro e dell'altro. Non è mai così. Io parlo sempre di me stesso quando mi rivolgo all'altro, perché l'altro è un mio riflesso, è una parte di me, in la cache. Cioè, non possiamo pensare di essere fuori completamente dal gioco quando parliamo con un altro. Eh, la questione della neutralità riguarda proprio la modalità con cui si danno le parole, i feedback e le constatazioni, che è diversa da quella con cui si danno i giudizi, completamente diversa, è proprio energeticamente differente. energeticamente diverso, ma, ma questa cosa tra l'altro se noi... Ci Ascoltassimo mentre intanto continua la batteria a non funzionare, pensa a te che cosa strana. Adesso sì, è il, il caricatore che è un po' difettoso, si vede, oh. però va bene. Vedi che comunque noi siamo caparbi e regge. Stavo dicendo che, che se noi stiamo attenti, comunque si avverte questa cosa. Ecco, è un, io credo che sia una cosa che io ho imparato a sentire quando. Quella cosa viene da uno spazio di giudizio o quando è una constatazione. Se tu ti ascolti, tra l'altro anche tu stesso che lo stai facendo, perché ci caschiamo tutti, eh? cioè, a me è capitato un... tuttora di farlo. Mm. <coughs> allora, stamattina l'ho subito e ho fatto, cioè, pensa te, ehm, è successo un episodio con una persona molto potente dove chiaramente stava eh, arri arrivando un giudizio e io in quel momento ero talmente stanco e talmente... Ehm, sono stato reattivo, per cui ho rimandato indietro questa cosa. Poi pensandoci ho detto, chissene no? di questo che è vero, cioè non, posso, non puoi piacere a tutti. Ma al di là di quello, è interessante perché, come dicevi tu, io mi sono sentito immediatamente, non nella constatazione, ma nel giudizio. Cioè era, era un'energia che era un'energia di aggressione da parte no. dell'altro. Quello che stavo dicendo non era assolutamente una cosa amorevole, no? e non perché fosse una cosa dura. Ma perché non era amorevole l'energia che arrivava? Tu la capisci. Mm. Mm -hmm. cioè, quando qualcun altro ti sta dicendo guarda che eh, eh, su questa cosa sbagli, e stai eh, mettendoci questo tipo di energia invece che un'altra, questa cosa tu la capisci, non c'è verso. Cioè se arriva in maniera amorevole, e neutra, e se è che è una constatazione, tu la senti. Assolutamente. E allora bisogna anche tantissimo allenarsi a sentire perché uno dei nostri problemi è proprio quello lì, secondo me, Elisa. Cioè, io, per come la vedo, noi eh, non siamo abituati a sentire che cosa viene, da, eh, anche dal bisogno dell'altro no? oppure no? Ed è fondamentale perché tu guarda anche quanti personaggi ci sono che eh, scambiano eh, l'aiutare gli altri con il proprio bisogno. È un bisogno tuo. Mamma cioè, mia. È un bisogno Che non è, è umano, è normale che tu. Ma qualsiasi cosa noi facciamo serve a noi anche. Però vedilo. Però vedilo. Cioè, esatto. <ride> Osserva. Sì. Eh. Allora, per percepire di che cosa ha bisogno l'altro, prima bisogna imparare a percepire dentro di sé chi siamo e cosa emettiamo di che cosa abbiamo bisogno. Cioè, io a me mi sono voluti più di dieci anni eh, per fare chiarezza su questa mi roba, scherzi. A me se ne, ne sono voluti tantissimi, e non ho ancora finito, sono ancora qua no, con Perché, questa cosa. Arrivando da delle dinamiche di giudizio molto forti. Dove ero cresciuta, perché in quel contesto religioso era tutto estremamente giudicante. Estremamente, cioè, io ho imparato a vivere dentro al giudizio, a riceverlo e a darlo. Tutto mentale, tutto egoico, ci ho messo veramente tantissimi. C'è una bella strada potente, tu, eh? Sì, <ride> sì. Eh sì! Tra l'altro, sai che ci pensavo proprio l'altro giorno che determinati passaggi molto dolorosi e contorti che ho superato anni addietro mh, mi stanno venendo utili tantissimo proprio adesso, in momento. Beh, Ma perché niente è a caso? Niente a caso, no? Sì, sì. E anche perché mi hanno portato a fare mille, mila percorsi studi, cioè letture, mamma mia quanti ne ho fatti. E in ognuno di questi ho appreso qualcosa e chiaramente ho ampliato la conoscenza di me stessa. Negli ultimi cinque anni poi è stato particolarmente eh, intenso. Ehm... Imparare a distinguere quel sottile... Quella sottile sensazione fra una cosa e l'altra è fondamentale. E non è proprio da tutti. Perché io dieci anni fa ero convinta di saperle certe cose. E invece non avevo capito una mazza. C'è sì, certo. un Eh no, perché sai quanti che si fanno ingannare? Ah no, io sono convinto che è così. La, la mia sensazione è quella giusta. E invece nove su dieci è ancora ego. Non è intuito, è ego, non è anima. Prima di arrivare a sentire la differenza fra ego e anima, ragazzi, bisogna farsi un mazzo, bisogna proprio sanguinare, eh. Eh, perché è molto ingannevole la cosa ed è estremamente delicata e sottile. Quindi, avendola percepita con estrema chiarezza dentro di me, io la so riconoscere con estrema chiarezza quando la vedo fuori, però mi è costata una fatica bo bo boia, bestia. Eh bene, è, per che, è, è per questo che poi eh, non ce ne vogliamo assumere, tra virgolette, adesso sto facendo un plurale... Eh... Come dire, per coinvolgere, non ce ne vogliamo assumere la responsabilità di questa cosa perché è faticoso. Perché eh, il setacciare queste differenze ci espongono alla fragilità. E quella, è, sempre, è sempre quella fragilità di prima il problema. E non vogliamo ammettercela questa cosa perché se noi ci ammettessimo che ne abbiamo bisogno, come dicevamo prima, mm -hmm. eh, le cose si trasformano. Io ho notato e questa cosa vale per me, ma ho, per ognuno sono sicuro che è una legge sacra universale. Che quando tu cominci a prendere. Proprio il dire Ok, si è fatta la tua volontà, che non vuol dire Sono qua fai di me quello che vuoi. Ma significa porca miseria, prendo atto che è così e che sono fragile, che sono incazzato, che sono disperato. Eh, lì comincia veramente qualcosa di trasformante. E di, sì. Ed è incredibile, perché vuol dire che hai mollato degli ormeggi, <ride> cioè. No. No, ma a, a mettere, Anche ammettere la propria difficoltà, la propria fragilità, cioè, anche quando ero convinta che magari quello che stavo dicendo era una constatazione, invece, quando mi sono accorta che era un giudizio, io ho dovuto fare i conti con me stessa e dire: Eh no, Elisa, hai, hai cannato. No, questo qui era un giudizio. E, e sono passata da vari stadi in cui a mano a mano andavo a ripulire. Il tipo di vibrazione, di energia di quello che comunicavo, però lo dovevo vedere dentro. Ogni volta diventavo più sensibile e, 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 mi, e mi interrogavo. Aspetta, questo qui è un giudizio? Allora fai a meno. E poi comunque se io mi sentivo agganciata, se mi sentivo reattiva, se mi sentivo in qualche modo coinvolta, lì ho iniziato a capire che effettivamente dovevo stare più attenta perché non... Um, c'era ancora un po' di ego e di, e di giudizio, adesso sono stato dicendo che cioè voglio dire c'è sempre, no? Vero, eh, immagino esatto. finché, finché, boh, forse anche finché moriamo, finché non, non ci risvegliamo completamente, che se ho dei dubbi anche lì, non lo so, se devo essere sincero, <ride> molti dubbi, c'è, quindi fa parte del gioco. Il punto oh. è quando quella cosa lì eh, viene setacciata, eh, mm -hmm. io vedo in questo io sono da sempre affascinato dall'alchimia ed è proprio un discorso di setaccio, come quando tu dalle, cioè tiri fuori le pagliuzze d'oro da, dal fango, no? Sì, è un lavoro molto Quindi minuzioso. È un continuo setaccio, è un continuo. Ed è, ed è questo che le persone dicono, no, no, va bene, non lo faccio. Ma non c'è altra strada, ah. <ride> No, no, tra l'altro attraverso il setaccio, puoi effettivamente a mano a mano andarti a, a ripulire. Cioè le reattività, tutto quello che comunichiamo attraverso l'ego in entrata e in uscita ci serve. Perché, come dici tu, non è che ci liberiamo dell'ego, l'ego non va ucciso, l'ego va riconosciuto e ricollocato a fare quello che deve fare il suo servizio. Esatto. Finché lui a comandare, allora noi siamo suoi schiavi, invece bisogna invertire i ruoli. Quindi, nel momento in cui l'ego si presenta, va benissimo, allora. dobbiamo solo essere onesti. Con noi stessi e prenderci la responsabilità individuale di cosa cavolo stiamo facendo e dicendo e quindi dire: ah, aspetta, attenzione, adesso io mi metto lì e mi guardo la mia roba, io. E non c'è bisogno che un altro me lo venga a dire: Guardatela, sono io che me lo dico, Elisa. Guardatela. Perché... Mm. E lo faccio sempre. Oramai è un mio modus operandi, anche quando mi girano, perché magari può anche essere, perché mi capita ancora di reagire. A volte vedo, sento, leggo delle cose, ma vaffanculo, ma che palle. Poi ci ripenso e dico: aspetta, però se mi è arrivato questo feedback, andiamo a vedere se per caso non c'è qualcosa che va visto. Invece, diversamente, quando mi arrivano dei commenti e delle cose, che dico: Sì, va bene, ok. Grazie, arrivederci, quindi scorre come acqua sul marmo, <ride> a quel punto sono quasi certa che non mi riguarda, perché sempre lì è anche il gioco, se ti tocca ti riguarda, altrimenti... Se poi non ti tocca non, non ti, ti riguarda. riguarda. ...non dire, Ma, va bene. E che, guarda che sai che è interessante, io ho scoperto anche un'altra cosa, che a volte quello che ti tocca è indiretto, cioè ti, ti spiego che tramite quel messaggio sta andando, quella cosa sta andando a toccare non una cosa diretta ma un corollario o qualcosa di indiretto vi faccio un esempio eh, senza fare nomi perché non ho voglia di ovviamente, parla, parlando di me di quello che è successo oggi eh, sembrava che eh, quello che è andato a toccare dentro di me fosse un giudizio su un aspetto della mia vita in realtà poi mi sono reso conto che il giudizio cioè, che il dolore è venuto dal fatto di essersi sentiti Giudicate da una persona a cui vuoi bene. Quindi va a toccare, per esempio, un altro tipo di ferita. Cioè, quindi, noi a volte ce la raccontiamo anche su questo, no? Cioè l'offesa, eh, il giudizio, tutta una serie di cose. Va a toccare qualcosa di trasversale che noi non vogliamo vedere in quel momento lì mm -hmm. o okay, che non siamo in grado perché diventiamo reattivi. E, ed è il contrario dell'amore. Cioè, banalizzando. È proprio così, cioè. Non senti amore quando arriva quella cosa, non ti arriva, <ride> sì, mh, perché hai la ferita. In realtà poi si se, se c'è un rapporto stretto, quindi se queste parole arrivano da qualcuno in cui, eh, con cui c'è una relazione, un rapporto di amicizia, di amore o di affetto, in realtà è, è, è sempre qualcosa che dobbiamo andare a, a vedere con mm -hmm. Cioè l'estraneo. Porta un certo tipo di messaggi, quello che è molto mm. vicino al nostro cuore, ne porta altri. Per cui è molto facile, direi quasi sempre che chi è vicino è, è più agganciato con noi energeticamente, perciò quasi tutto quello che ci arriva da chi è vicino ci tocca. poi ci tocca, vuol dire che abbiamo qualcosa da andare, da andare a vedere. Cioè, se il partner dice una cosa che ci ferisce. La stessa cosa magari detta da un estraneo non ha lo stesso effetto, però è lì che dobbiamo andare a, a valutare cos'è che ci ha toccato e perché detta da quella persona lì. È, è molto sottile, ma però è delicata e estremamente No, possibile. no, ma è molto importante. Ma, allora, noi fare delle puntate, allora, noi potremmo fare delle puntate dove ci sbattono fuori dal web perché ci odiano tutti, nel senso che sta rimanendo fuori eh, una serie di cose. Io lo so già che stanno rimanendo fuori perché ma solo non tempo, ma perché uh, solleveremmo un vestito che andremmo a mettere... Perché ci sono, perché rispetto alla manipolazione della spiritualità, ci sono anche dei come dire, degli standard e dei, delle modalità di approccio, per esempio, che la New Age ha fatto diventare insopportabili. Mm. Eh, quella Ma storia ci di... Amiamo, chi... cioè, prepariamoci per la prossima puntata. No, arrivare, no. Vedi che tu mi... No, è caduto il collegamento, <ride> è morto. La batteria del suo, del suo dispositivo è, è, è crollata nel vuoto. Allora, nell'attesa nell che, eh, che Francesco si rimetta in sesto e rientri nella diretta, eh, mia, però, porca miseria, Francesco, mi hai lasciato qua aprendo un tema che è una bomba, una bomba, <ride> a, a, ad affrontarlo da sola. Uh, adesso io non so esattamente da che parte voleva andare Francesco per aprire questa, questo discorso che è legato alla manipolazione all'interno della spiritualità. Qua sì che sono bombe pesanti e rumorose perché andiamo a toccare anche una sfera che è meno verificabile, cioè faccio questo preambolo, nell'aspetto dell'emotività, della psicologia, del benessere. Um, ci sono delle cose sulle quali noi riceviamo un feedback subito, cioè sono verificabili nella realtà, lo capiamo subito. Um, abbiamo dei parametri per poterci orientare. Una piccola bussola, bussola la possiamo avere. Nell'ambito della spiritualità invece, no, perché è molto più delicato il tema, è molto più difficile da interpretare, e soprattutto ci muoviamo nella sfera dell'invisibile. Muovendoci mm. lì. Uh, e non sapendo noi da che parte orientarci, tendiamo a, a dare fiducia alle parole di chi dice di avere invece una visione di questa sfera dell'invisibile. Perciò, quello che noi non riusciamo a vedere e un altro dice di vedere, lo prendiamo per buono. Perché ah, io ho sentito questo. Le mie guide mi hanno suggerito che dall'alto mi è arrivato il messaggio. Eccoti. Nel frattempo ho introdotto per bene l'argomento. Bravissima, vedi? Se dovevi farlo tu, si vede. E, cioè. no, però anche eh, un attimo cristato, perché eh, mi hai lasciata da sola proprio appena scoppiata la bomba! No, stavo, stavo, introduce, eh, sì, dai, infa, eh, stavo introducendo che eh, te lo riassumo perché vorrei che ti agganciassi a questa cosa. Nell'ambito sì, del... del resti? Perché il, il caricatore sfasciato e quindi eh. è un rischio continuo. Però vabbè, ah. dai. Però Comunque, nell'ambito di psicologia, emotività e sentimenti, uno ha un parametro per verificare se una cosa è così, è vera, è falsa, funziona o no. Nell'ambito della spiritualità, no, invece, perché siamo nel reame dell'invisibile. Quindi quello che io non vedo, un altro dice che lo vede e io cosa faccio? Gli credo, non gli credo? Come faccio a verificare una roba del genere? E ero arrivata al punto in cui dicevo: le mie guide mi hanno detto che, uh, il mio angelo mi, mi dice di dirti che. Allora ragazzi, ammesso non concesso che ci sia qualcuno che effettivamente è in grado di portare dei messaggi, bisogna capire sempre se uno li abbiamo chiesti, perché se arrivano a gratis come prima, attenzione. E poi dobbiamo porci delle domande, non è che ogni roba che ci arriva allora è vera. Certo. È... Mm. E sono la manipolazione nel contesto della spiritualità è molto più pericolosa anche perché l'essere umano è capace di allora, noi teniamo, partiamo dall'idea che l'essere umano è capace di credere a qualsiasi cosa eh. Eh, compreso che gli asini volano cioè, quindi eh, non so, io ho un parente stretto che tanto non mi ascolterà mai in linea diretta che crede di essere perseguitato <ride> cioè da chiunque quando è stra evidente che non è così allora, quindi di conseguenza eh, questo bisogno che noi abbiamo di, di, eh, come dire, di prendere per oro colato tutto quello che viene è, eh, è molto pericoloso ed è molto pericoloso anche per chi lo sta attivando io trovo questo cioè è molto pericoloso perché non eh, passa dei messaggi che sono fuorvianti e che sono e bisognerebbe che si, ci si indagasse su quanto veramente questi angeli o queste guide mi stavo dicendo qualcosa e io sono disinteressato perché in genere tutti i grandi personaggi sono erano molto disinteressati alla fine <ride> nel senso che quelle cose che succedevano passavano attraverso di loro e anzi non solo erano disinteressati ma pure avrebbero erano lì che dicevano madonna se non me l'avessero passato questo messaggio sarebbe stato meglio sì sì Mentre mh, nella mia esperienza personale eh, arrivo a dire che mh, qualora, cioè nelle, nelle volte in cui mi hanno dato questi messaggi, suggerimenti, è successo più di una volta, eh, Quello che io ho imparato a capire, a notare, che i messaggi che arrivano a uno cioè, possono anche essere assolutamente eh, veritieri e sensati per quella persona che li riceve. Non per forza devono riguardare anche me. Cioè, se... Eh, L'arcangelo ZZY ti fa sapere questa roba. Sempre ammesso che sia quello, che si chiami così, chissà da dove arriva va bene. Ma anche ammesso che sia una fonte autorevole, probabilmente sta parlando a te. È molto probabile che sia una parte di te che ha bisogno di quel linguaggio, di quella metafora per ricevere un messaggio. Quindi non riguarda me, riguarda te. Riguarda quello di cui tu hai bisogno. Se invece il messaggio è neutrale è, la stessa, è lo stesso discorso del giudizio e della constatazione, ragazzi, è uguale. Se il messaggio è neutrale è pulito, capisci che è veramente anche per te. A me capita spesso di ricevere delle intuizioni: non c'è l'angelo y la Madonna eh, nera della, della Nord Africa, del Nord Africa. Eh, o del, de, della foresta amazzonica, la divinità egizia di, di Sarcavolo, cioè è una roba pulita, neutra, che so che arriva da uno stato della coscienza, non ci sono entità di, chi, di chissà dove, mm. bisogna anche imparare a distinguere questa roba. Quindi molte volte è un messaggio per me e che contemporaneamente può essere utile anche all'altro, ma è. Sotto forma di intuizione è un po' come quando da un feedback che è una constatazione e non un giudizio, è molto simile, molto molto simile. Per cui anche in questo caso è facile riconoscere quando ci si è fatto un po' di esperienza eh, in che misura il messaggio dell'altro è pulito oppure no. Se è roba sua che riguarda i suoi cavoli, cioè sono metafore sue, nomi che eh, riconosce lui, immagini che aiutano lui a decodificare il messaggio. Che invece non c'entrano niente con noi, perché purtroppo si può correre il rischio di ricevere un'informazione, un feedback che non ci riguarda. E se noi la diamo per buona, perché non ci riteniamo capaci di ricevere dei messaggi dall'invisibile o di capire chi o cosa si muove nell'invisibile, prendiamo per buona una storia che non è nostra. Sempre perché siamo alla ricerca di risposte, sempre perché non ci riteniamo all'altezza di decodificare, all'altezza di sapere, all'altezza di intuire, di trovare risposte dentro. Allora le cerchiamo fuori e per l'ennesima volta, pa, pam! Quindi, o ci arriva uno che ci fa dei danni da un punto di vista, o ci arriva quell'altro che ci fa avere delle cose che non c'entrano niente con noi. Dobbiamo fare attenzione. Questa non è un'esortazione a diventare miscredenti e sospettosi di tutto, è solo un'esortazione a imparare a essere più sensibili nell'ascolto interiore interiore bisogna aumentarla la sensibilità non barricarsi dentro aumentare la sensibilità di ascolto di sé in modo che qualsiasi cosa arriva noi siamo in grado proprio in un battito di percepire si sì, mi risuona si sì, roba mia no questo qui non c'entra un cavolo con me perciò una volta che abbiamo acquisito questa capacità sì che si sviluppa una sorta di vaccino eh, a riconoscere i messaggi france <ride> Proprio siamo, siamo agli scorchi... Ma dovuto, è... dovuto cambiare PC. Pensa a te. Beh, allora quello che Beh. ho detto te lo riascolterai. Beh, <ride> Dopodiché... eh, sì. cioè, sono sicuro che quello che hai detto cioè, dire, è una coproduzione e una co-conduzione, co 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 no? Quindi va benissimo. Te lasciate da sola, cacca alta, ma non tu sei bravissima. Non c'è problema anche perché avevo le idee abbastanza chiare su che cosa volevo comunicare. Quindi, allora, adesso... Allora è già un'oretta un che si ha. È... Ciao Mariangela! <ride> mi fa piacere che sei qui ad ascoltarci. Tra l'altro, pensa Mariangela, ci conosciamo da un sacco di tempo. Ha fatto, eh, io, 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 fa... ha fatto teatro con me tanti anni fa, adesso... Cammina da sola da tempo. È una bellissima una... stanza... molto cara, è, vero, è sabato, sabato sera a vederla. Molto sensibile, sì, uh, una uh, sensibile. Uh, è una bellissima cosa. Un di... Allora, visto che non c'è verso di farti funzionare in maniera fluida stasera, <ride> direi abbiamo. Senti, cara, sì. allora. Abbiamo... Visto le difficoltà, sì. direi che. Sì. La dobbiamo per forza chiudere, però abbiamo scoperchiato la pentola eh, con i temi più profondi sul finale, quindi io direi che possiamo rimandare a un altro approfondimento su questo specifico tema legato ai temi della... Mm -hmm. Spiritualità era però doveroso fare un'introduzione prima per capire su un piano comprensibile per tutti che cosa significa. Quindi gli aspetti legati al corpo, le emozioni, la psicologia, la mente, i pensieri, per poi spostarci sull'altro piano e vedere che è assolutamente identico, perché sennò si rischiava di fare casino. Quindi abbiamo visto entrambe le cose, in una seconda puntata approfondiamo. Però, quando rivedrai quello che è stato detto, che non lo sai, eh, ti troverai gli agganci per la prossima poi scrivi qualcosa così almeno ho il tuo punto di vista indifferita. Va bene? Devo spaventarmi? No, 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 anzi, anzi. No, no. no, no immagino allora, prima, che siano un... Prima che tu sparisca un'altra mm. volta ci, ci salutiamo, grazie a tutti quelli che sono stati presenti. Questo video verrà poi ricondiviso anche su altri canali, sul tuo canale YouTube, YouTube. sul mio canale YouTube, eh, quindi lo terremo attivo per un po' di giorni. Se ci sono poi domande, eh, spunti che volete darci per l'approfondimento, per noi sarebbe utile così almeno la prossima volta sappiamo anche orientarci in maniera più precisa rispetto a, a, a domande richieste. Perfetto, hai detto sei stata esauriente o esaustiva, che tanto si diceva in questo modo, quindi vi salutiamo. Eh, comunque siamo stati più forti della, della, delle forze che, che si contrapponevano. <ride> Vabbè, bene. senti, ci dicono che siamo stati preziosi, dai, questo mi piace molto. Molto importante, sì, sì. bene. Elisa, grazie. Io chiudo la trasmissione. Noi rimaniamo un attimino che ci salutiamo. Dai, rimaniamo un secondo. Perfetto. Ok, ciao ragazzi.